Guardavo le tue storie, mi diffamavi, ti sfocavi con i soldi. Manuel Avellino, in arte Lirica Velli, parlaci un po' di te e della tua discografia passata. Allora, io cominciai ad approcciarmi alla musica rap ascoltando artisti americani della West Coast, di Los Angeles prettamente. Iniziai a 14 anni appunto facendo rap per strada, dicesi freestyle, con la mia vecchia compagnia che frequentavo ai parchetti tipo. Poi all'età di 18 anni pubblicai il mio primo disco sotto lo pseudonimo di Brain Damage, che si chiamava Boom Boom Chuck. Poi 2 anni dopo firmai un contratto discografico con un'etichetta discografica di Milano, con la quale pubblicai il mio secondo disco chiamato Crimina Velli, sotto lo pseudonimo di Lirica Velli, e poi adesso esce il tuo e adesso singolo. esce il mio nuovo singolo intitolato Lacrime. Lacrime di gioia o lacrime amare? Dipende. Questo singolo tende a essere molto autobiografico, perché mi ispiro fondamentalmente a dei fatti di vita che mi sono accaduti e con i quali ho in mente, diciamo, di far rispecchiare anche gli altri. E appunto queste lacrime racchiudo sia le lacrime di gioia che le lacrime di tristezza o qualsiasi emozione che uno possa provare ascoltando appunto il singolo e appunto immedesimarsi. E quindi sei seguito anche attualmente da un'agenzia discografica di Milano, giusto? Sì, sono seguito da un'agenzia discografica di Milano che è anche un'agenzia di comunicazione, con la quale fondamentalmente adesso promuovo i miei singoli, i miei dischi, qualsiasi mio progetto discografico, per ora prettamente a livello digitale, quindi magari comunica di stampa tramite queste cose qui, insomma. Che cosa vuoi trasmettere sia agli altri cantautori che ai giovani che ci stanno guardando? Chiaramente voglio trasmettere emozioni, voglio trasmettere qualsiasi tipo di emozione, di emozioni che loro possano provare, che sia rabbia, gioia, tristezza, in maniera tale che loro si possano immedesimare appunto nei miei pezzi. E un consiglio che vuoi dare a chi ci sta guardando? Un consiglio, non prendere nulla per scontato, non sottovalutare mai nessuno, e credere sempre in se stessi. E mentre ci guardiamo negli occhi, lo specchio che riflette gli errori, facciamo respirare due cuori, dividiamo i sentimenti e gli amori. Dove è possibile ascoltare il tuo ultimo pezzo e tutti gli altri tuoi pezzi? In tutti i digital store, quindi YouTube, Spotify, Amazon Music, Tidal, dovunque. Siamo in procinto anche di organizzare qualche live, qualche serata, anche una specie di festival che dopo annuncerò. Sapete già dove? Diciamo... Che ancora non potete dire niente. Ancora non possiamo dire nulla perché è in via di organizzazione, diciamo. Obiettivi per il futuro? Innanzitutto a crescere sempre più nel mio bagaglio culturale, cercare di far arrivare la mia musica a più persone possibile.